Borse di studio per 79 studenti e studentesse neolaureati che frequentano la facoltà di economia dell'Ateneo Aquilano. 79 come le vittime del sisma che frequentavano le scuole aquilane del cratere di ogni ordine e grado. Borse di studio da 1.000 euro ciascuna erogate dalla Regione Abruzzo grazie al progetto di legge del consigliere regionale del gruppo misto Leandro Bracco. Un premio di laurea che all'inizio è nato per diciamo, ricordare gli 8 ragazzi morti alla Casa dello Studente. Poi, grazie anche ai suggerimenti costruttivi di membri della minoranza, abbiamo deciso di riservare un premio di laurea ai 79 ragazzi morti del terremoto del 6 aprile del 2009. 79 ragazzi, quindi della stragrande maggioranza universitari, ma anche bambini delle scuole elementari, ragazzi delle medie inferiore e anche ragazzi delle superiori. Sono 79 ragazzi morti, quindi 79.000 euro all'anno che verranno devoluti alle 79 migliori studenti, appunto, che frequentano gli stessi corsi di laurea, o comunque le stesse scuole di queste 79 persone che non ci sono più. Ho parlato con tutti i membri della commissione e tutti sono stati veramente entusiasti di questa idea che ho avuto e quindi ora credo che in commissione non ci dovrebbero essere problemi per l'approvazione e poi anche, diciamo, mettendomi in contatto con Silvio Paolucci, cosa che già ho fatto, cercheremo di trovare e ritroveremo appunto questi 79.000 euro all'anno. Il progetto di legge prevede che il bando sia riservato a studenti che hanno conseguito un voto di laurea non inferiore a 99 su 100 e in possesso di diploma di laurea conseguito non oltre l'anno precedente alla data di scadenza del bando stesso. Per la copertura di bilancio necessario si dovrà attendere una settimana.